amici di Techmania, oggi farò la video recensione del Microsoft Surface 2 RT, un tablet che vuole emulare un PC, grazie ad alcune particolarità tecniche davvero geniali, ma può essere davvero una valida alternativa a un PC? Scopriamolo insieme. Partiamo dalle specifiche tecniche. Le dimensioni sono 275x173x9 mm di spessore. Il peso si aggira intorno ai 676 grammi. Nella parte destra del device troviamo una porta USB 3.0, una porta per uscita video HD e un connettore magnetico per la ricarica. Nel lato sinistro invece abbiamo i tasti volume e il jack delle cuffie. La fotocamera posteriore è da 5 megapixel e l'anteriore da 3,5. Lo schermo è davvero ottimo, infatti è un 16 noni da 10,6 pollici con una risoluzione Full HD di 1080p. Quasi impossibile notare i singoli pixel e anche all'aperto non si comporta affatto male con i riflessi. Il processore è un ottimo quad core Nvidia Tegra 4 da 1.7 GHz con una RAM da 2 GB. Nonostante l'hardware più potente, l'autonomia non ne risente particolarmente. Attraverso i test che ho effettuato, sono riuscito ad arrivare tranquillamente a fine giornata, con una media di autonomia che varia dalle 7 alle 8 ore di utilizzo. Ho apprezzato fin da subito, durante i miei test, la possibilità di inclinare il tablet di 24 o 45 gradi grazie all'apposito supporto posteriore. Ma la vera genialata, secondo me, di Microsoft è stata l'ideazione della cover touch. La cover touch non è nient'altro che una cover con all'interno una tastiera soft touch retroilluminata. È apprezzabile soprattutto per la precisione e la digitazione veloce, anche se all'inizio è necessario un naturale tempo di adattamento. Resta migliorabile però il touchpad, troppo a filo con la base e con scarsa sensibilità. La cover touch unita al supporto posteriore e alla possibilità di aprire qualsiasi tipo di file da penne USB grazie alla porta USB 3.0 rende questo tablet uno dei migliori per il lavoro in mobilità. Il tablet si difende abbastanza bene. Peccato per un'unica grande pecca: il software. Pur passando dalla nuova e fiammante versione 8.1 Windows RT, rimane il fratello minore del sistema operativo tradizionale, non avendo il supporto per le applicazioni desktop. Rende obbligatorio doversi fornire attraverso il Windows Store. Windows Store che purtroppo, non per colpa di Microsoft, ma sicuramente per una mancanza di supporto da parte degli sviluppatori, è ancora acerbo. Non è di certo ancora a livello di iOS e Android. Ci sono poche app, soprattutto per tablet, e quelle poche che ci sono, la maggior parte sono a pagamento. Microsoft ha lavorato per migliorare l'interfaccia utente e l'usabilità del tablet, senza adottare interventi invasivi che stravolgessero il nuovo paradigma basato sui Live Tile, le mattonelle animate. Ora l'esperienza d'uso è piacevole, con transizioni fluide ma soprattutto con un accesso diretto e immediato sia alle app sia alle impostazioni del dispositivo. Per rispondere alla domanda iniziale, il Surface 2 RT non è né un PC né un tablet, ma si inserisce in mezzo alle due tipologie di computer, proprio per la sua incompatibilità con gli applicativi desktop, ma è comunque capace di offrire un'esperienza d'uso unica nel suo genere. Ha alcuni assi nella manica per ben figurare: qualità costruttiva elevata, performance convincenti soprattutto nel gaming, elevata capacità anche nel modello base da 32 GB, pronto per la produttività personale grazie alla bella cover con tastiera, a Office 2013 RT preinstallato e ai ricchi servizi Xbox Music e video. Tuttavia rimangono alcune limitazioni della piattaforma su Windows 8.1 RT.
come il mancato supporto delle applicazioni desktop, il parco app ancora limitato rispetto ai mondi iOS e Android e l'assenza di una versione con connettività 4G LTE. La conclusione è semplice. Microsoft Surface 2 è un prodotto con design e hardware di altissima qualità, purtroppo non assistito abbastanza dagli sviluppatori software. È quindi consigliato soprattutto a chi ha bisogno di uno strumento lavorativo funzionale in ambito mobile. Per questo video è tutto, vi rimando alla prossima video recensione. Un saluto da Emilio e a presto.